Davide, poche minuti e sono da te. Sei in giro con l'ambulanza? Dove ti trovi? Io sono al parco vicino casa. Non siamo distanti, tra poco finiamo il turno e sono da te. Ok, salutami i tuoi colleghi. Vi saluta Davide. Ciao Davide, non preoccuparti, Marco te lo riportiamo presto. A fra poco. Cosa faccio? Si svegli, signore, si svegli, si svegli! Non puoi stare senza di me, ammettilo. Che c'è? Marco, c'è un uomo a terra, non so che fare, forse è morto, vieni, ti prego! Cosa dici? Chi è morto? Mi pare che sia quel vicino di casa. Quello strano, ti ricordi? Quello là che non ci rivolge mai saluto. Via, corri, gira il semaforo a destra. Non preoccuparti, stanno arrivando. Resisti. Abbraccio, questo è Marco. A destra, vero? Sì, a destra, a destra. Marco. Non c'è posto, non respira. Telefona, prendi il defibrillatore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Non ti mollo, 4, 5, 6, 7, 8, respira, respira, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Non ti preoccupare, lo salveremo, torna a casa. 4, 5, 6, 12, 13, 17, 18, 19. Pare che vada meglio. Possiamo entrare? Chi siete voi? Chi vi ha fatto entrare? Siete parenti? Altrimenti non potete entrare. Io sono il soccorritore dell'ambulanza che ha portato questo uomo. E io sono il suo compagno. Non l'avevo riconosciuto. Adesso mi ricordo. Volevamo sapere se si era ripreso e se ci sono speranze. Non ha ancora ripreso conoscenza, ma si salverà. Credo proprio che debba la vita al vostro immediato intervento. Non lo conosciamo direttamente, abita vicino a casa nostra. Eravamo preoccupati e volevamo sapere buone notizie. Se è un vostro vicino di casa, dateci qualche informazione, se
sappiamo poco di lui. Sappiamo solo il suo nome dai documenti. Non è venuto nessuno a trovarlo, solo qui. Non sappiamo nulla di lui, non ci ha mai rivolto un saluto. Ogni tanto lo vediamo dialogare con qualche vicino, ma niente di che. Vi lascio qualche secondo. Se avete coscienza, chiamatemi. Avete fatto proprio un buon lavoro. Ho fatto solo il mio dovere. Marco, guarda chi c'è! Ma ce l'ha fatta! Vieni, vieni, vieni! Buongiorno, come sta? Sono contento di vederla! Non azzardarti a toccarmi, mi metti le mani addosso, croce di merda! Tu e il tuo amichetto siete la vergogna del quartiere! Senza di voi la società sarebbe ben diversa! Ha ragione. Ma che dici? Dico che ha ragione. Noi siamo di gran lunga diversi da lui. Lontano da me, io sono normale, voi siete diversi. Siamo diversi. E di questo ce ne possiamo vantare. Croci di merda!